racconto dello sport. Ti sei provato a chiedere perché il Parma ha queste fasi di in cui spegne la luce, in cui non pare non ci sia di testa più che poi di gambe? No, non l'ho mai chiesto. Penso che sì, che ci siamo. So che anche sicuramente nel calcio si può sbagliare, che le cose sicuramente stiamo facendo bene, penso. Sembra che quando ci sia da che il Parma va in gol, insomma, ci sia da tenere il risultato, il Parma pecchi, non riesca ad essere incisivo. Lo stesso è avvenuto in Coppa Italia, però nel caso inverso, quando avete subito gol è mancata una reazione. Secondo te è così? Per quali motivi? No, penso che in Coppa Italia dopo il gol abbiamo riuscito a fare qualche giocata, ma purtroppo non avevamo fatto gol. Penso che sicuramente per cercare di far male abbiamo subito il secondo gol, abbiamo sbagliato qualcosa. L'ultima domanda da parte mia, si è parlato tanto di salto di qualità, sì. Per ambire a altri obiettivi più in alto della salvezza, secondo te è possibile il Parma? Può averlo come obiettivo? Sì, penso che le gare che abbiamo fatto bene fino al primo tempo con il Novara, abbiamo giocato bene, sicuramente che questa settimana dovremmo ancora continuare a far questo. L'Udinese era stato una specie di capolavoro e poi iniziate due, diciamo, un periodo un po' più difficile almeno dal punto di vista dei risultati. Sì, quello che diceva prima, che sicuramente fino al primo tempo con Novara abbiamo fatto bene. Dopo sì, abbiamo subito due gol e non siamo riusciti a contrarrestare questo. Sicuramente che col Verona e Coppa Italia hanno giocato tutti quelli che non giocano sempre, si fa un po' difficile di trovare sicuramente il calcio giusto, che penso che trovare da giocare tutto questo qua. Comunque nel calcio tutto insegna, che cosa dovete trattenere con voi, dovete portare con voi di queste sconfitte per, diciamo, le prove future? Sicuramente di cominciare a stare più attenti, questo sicuro, perché abbiamo subito gol, per quello che lavoravo una settimana e cominciare a non subire gol. Dopo sicuramente troviamo di far male. Adesso ci si rituffa dentro il campionato e ricomincia una nuova battaglia. Sì. Come la vedi? Sì, è difficile, sicuramente faremo una buona squadra. Sicuramente dobbiamo fare la guerra, come si dice qua, per fare i punti che abbiamo bisogno. Ascolta, dovrete giocare solo contro di loro o anche magari contro quella parte che c'è dentro di voi che in questi... No, sicuramente contro di loro. No, contro di noi non dobbiamo stare tranquilli. Quindi tu pensi che già con la tranquillità mentale, se Parma fa quello che deve fare, diciamo... Sì, con la mentalità giusta, penso, no, tranquilla. La mentalità giusta e sapere che è una squadra forte. Cos'è che ti spaventa di più di loro? Se c'è qualcosa che ti... No, non mi spaventa, no. Penso che sicuramente è un giocatore, bravo giocatore. Un'ultima domanda, sempre a proposito del Palermo, è una squadra che finora ha fatto tutti i suoi punti in casa, una caratteristica che potrebbe magari incoraggiarli, anche se la legge dei grandi numeri, e poi tocchiamo ferro.
Sì, speriamo che questa trasferta non falla punti. Penso che questo è che la dobbiamo fare noi, sicuramente la partita giocata a noi per cominciare a fare punti anche noi in casa. Senti, un'altra cosa, alla fine della partita col Verona c'è stato anche qualche fischio, non nei tuoi riguardi, però com'è questo rapporto con questa tifoseria che vi vuole molto bene, ma a volte quando sbagliate un attimino... Sicuro che loro hanno la voglia che parlo a giochi bene, vince, questo sicuramente, anche noi siamo i primi che vogliamo questo. Troppo è così e dobbiamo stare tranquilli sicuramente. Dobbiamo stare tutti insieme tra di noi e per fare il Parma più forte. E i tifosi cosa chiedi? Di darvi di continuare? Sicuramente, lo sempre. Ma è normale, quando abbiamo fatto quello di essere una buona gara, sicuramente è stato molto felice. Grazie. Grazie.